promette tanto. Sarà anche Chiara e Ale a raccontarci tutte le emozioni di questo match. Intanto noi rimaniamo sul campo 1, dove il riscaldamento è finito, tutto pronto per cominciare a respirare padel. Tony al servizio, vediamo cosa succede. Intanto gli appalti pienissimi, la gente che è arrivata in un grandissimo numero. Candela spinge, bravo Candela, si fa sentire subito dal primo punto, 0-15. Adesso Amy, la stanchezza inizia davvero a farsi sentire, il caldo, siamo ormai sono le 4 meno 5 di sabato 2 luglio qua a Bologna, siamo veramente con un caldo incredibile, lo vediamo anche dai visi, dai volti di quelli che sono i giocatori protagonisti, insomma si sente la fatica, si può captare così anche da lontano soltanto guardandoli sul viso. Esattamente, qua trascorre il primo game, Totti che non ci arriva alla schiacciata di Luca Toni, ed è punto, 40-15. Game veloce il primo, cade dal lato di Cristiano e Luca, penso che adesso... Al servizio sarà il capitano Totti, come tutte le partite sempre comincia lui a battere nella sua coppia, va tutta al centro. Qua Totti che rimane un passo indietro, sbaglia questa palla facile, 0-15. Grande tattica, grande strategia anche nei campi blu, grande intelligenza nel calibrare bene il gioco da parte di Totti. Emi, che cosa dici? Sì, senza dubbio, lo diciamo già da ieri. Toni che prende due palle bassissime molto bene. Va con la griglia, si vende, Totti che non schiaccia, Toni che vuole andare a prendere questa palla al centro, comunque non ci arriva, 15 pari. Esagera qua un pochettino Francesco, palla che va alla griglia, ricordiamo che si gioca a 9 game, anche la semifinale, poi la semifinale sarà una partita completa, 2 set a 6. Pallonetto di Cristiano Doni, bellissima uscita di Candela, non ci arriva Toni. Doni che guardava, game consumato, 1 pari. Sarà una bella partita dove si insegue davvero il punto fino alla fine. Pallonetto sì. Cortissimo, non approfitta Toni, dico bene. Adesso sì, schiaccia diritto por diritto. Non ci arriva Francesco, 15-0. Bravo qua Cristiano a giocare in lungolinea, prende di sorpresa a Candela, 30-0. Bella risposta, lo prende proprio in corsa Adoni, 30-15. Dall'alto Luca Toni, risponde Candela, prende la palla Luca Toni, Candela che schiaccia, la palla che rimane nella griglia, non ci arriva Luca Toni, 30 pari. Bellissimo passaggio di Candela, senti che belli applausi, tanti sorrisi fra il pubblico, si è animato davvero molto questo torneo,
siamo agli sgoccioli, insomma, quindi tanta tensione, tanta emozione, tanta voglia di stare insieme. Terzo game della partita. Bellissima bacada de pared, come si dice in spagnolo, uscita di parete. La prende molto bene Totti. Adesso sì, questo che dicevamo, Totti. Sì. Fa la chiquita, adesso fa il passo avanti, chiude tutti gli spazi, finisce il punto su Cristiano Doni. Perfetta, giocata e questa perfetta. Questa è grande strategia, vero Emi? Grande controllo. 30-40, ci prova Cristiano Doni, ci arriva Francesco Totti, sbaglia dopo la palla Luca Toni. Primo break della partita, 2-1 sopra Totti Candelà, al servizio il francese. Vi ricordiamo che potete scriverci su Twitch, Padel TV, farci le domande. Bellissimo per tre di Luca Toni. Prende il palo della luce qua, quando tocca il palo della luce il punto è finito. Comunque poi la palla era rimasta dentro, Totti l'aveva presa e ha fatto un po' il furbino. Errore di risposta di Cristiano, 15 pari. Errore grave qua di Francesco Totti, 15-30, punti veloci questi tre che molto, abbiamo visto fino adesso. Molto rapido Emi, c'è grande scorrimento di gioco. E poi lo dicevamo ieri, no? Parlavamo anche di quanto sono importanti per la strategia, per un buon gioco, quelle che sono anche la fisicità, no, dei giocatori. Allora Toni è indubbiamente sui quattro giocatori il più alto e, come dicevamo ieri, l'altezza sicuramente dà un vantaggio nel campo. Sì, con la palla alta soprattutto, poi ovviamente fa un pochettino fatica quando deve andare sotto, però comunque sì, è avvantaggiato. Qua sbaglia Candelà dopo che abbiamo visto il per 4, palla facile, 30-40, palla di contro break. Bella smorzata di Candelà, ci arriva Toni, alza Totti, non approfitta Toni, sì, approfitta Toni, schiaccia sulla griglia, due pari. Break fatto, recuperano quello che avevano perso. Tutto in tablas. Sì. Tutto uguale. Sì, lo intendiste, lo intendi muy bien, perché non so se tutti lo sanno, amici di Padel TV, dimmi. No, tu parli molto bene spagnolo. Beh, ti ringrazio, Emi. Sei gentile, ma lo so che me lo dici perché ormai sono una tua amica, perché sono dos días che stiamo hablando e commentando in questo idioma, lo che è sto super sport, però muchísimas gracias. No, dicevo, Emi, che per gli amici di Padel TV siamo andati a spulciare, a vedere qualche curiosità. Intanto il padel è nato in Messico, ecco, ad esempio, francamente io non lo sapevo, sì, che era proprio nato in Messico. Una volta le palline, una volta, quindi non tantissimi anni fa, perché è abbastanza moderno, modernissimo in Italia, meno moderno in altri paesi come l'Argentina e la Spagna. E una volta le palline, dicevo, erano di legno, quindi proviamo a immaginare anche sì, il materiale, la composizione, no? Come poi le racchette anche di legno, poi erano sviluppate. Certo. E adesso è quello che è. Bellissima palla di Totti qua sul lungolinea. Toni prova a recuperarla, ma non ci riesce, era davvero messa bene da parte di Totti. Non era facile. 0-30, altro punto delicato. Toni alza su Totti, sbaglia questa palla saltando indietro. 15-30. Non riesce ancora Francesco Totti ad alzare questa palla, 30 pari, ancora punto delicato. La prende al centro Toni, doppio parete Candelà,
uscita di parete di Cristiano, molto tagliata. Che partita. Bellissimo Totti, bravissimo Doni. Il punto continua. Dall'alto preferisce farla andare. Tocca la grata. Totti facendo muovere tantissimo Cristiano. Bellissimo il controparete. Candelà spinge un po'. Toni al volo. Pallonetto. Bravo Totti ancora. Bravissimo Cristiano. Punto strepitoso ragazzi. Candelà dall'alto. 1, 2, 3, bomba. Ci arriva Toni. Ci arriva Totti. Schiaccia Toni. Ci arriva Francesco. Puntasso signori. Ah sì. Puntasso. Wow. Puntasso. La gente lo sa. Sentite, sentite che applausi. Bellissimo, bellissimo. Molto bene. Molto bene davvero. 40-30. Cambia il ritmo Cristiano. Appoggia Toni. Arriva Totti. Bravo Luca Toni a giocare due volte di fila, wow, con la grata, wow, paga tanto. 3-2, cambio campo. Il 5. Game molto importante per Toni e Doni. Doni, Toni, un bel 5, grande, grande coesione, grande sinergia in campo, davvero una coppia che ha stupito per ora in vantaggio, ribaltone contro una delle coppie che sono insomma le più quotate per la vittoria, parlo chiaramente di Totti, Candelà, ma Toni, Doni non hanno nulla da invidiare, davvero si stanno facendo rispettare e vanno con grande charme e delicatezza. Sì, senza dubbio, poi Toni e Doni sono una coppia molto regolare, sbagliano pochissimo, tra l'altro da sinistra Cristiano sa anche smashare, sa chiudere, quindi una coppia veramente forte. In questo caso appoggia. Totti fa restare indietro il campo a Cristiano, che si lamenta di un falso rimbalzo nel vetro, 15-0. Incrocia Candelà. Eccoci. Bomba di Cristiano. Bellissima. Bellissima questa di Totti. La dejada la lascia proprio a rete. 30-0. Bellissimo, magia. Bellissimo. Magia. Magia, sì, del capitano. Ah, sì. Partita molto molto precisa, partita di scacchi fino adesso, sbaglia qua Cristiano, 40-0. Tantissimo pubblico Elio adesso, eh? Eh sì, davvero Emi, tantissimo, davvero sono tutti molto concentrati e rimangono, tengono gli occhi incollati nonostante il caldo afoso incredibile che c'è qui in quel di Bologna, esattamente lo ricordo, ci troviamo al Racket World Villanova di Castenaso, qui per l'Illumia Padel Cup. Oggi seconda e ultima giornata di questo torneo che è stato davvero sensazionale. Intanto qua Totti chiude il game a loro favore con una bellissima smorzata, tre pari, Toni ancora alla griglia, 15-0. Sbaglia qua nel tentativo di schiacciare sul corpo di Candelà. Palla nettamente a rete, 15 pari. Ci arriva Candelà di rovescio, solo col polso, ci arriva Totti di rovescio. Wow. Punto vivo ancora. Toni che schiaccia adesso, sì, becca Candelà, 30-15, chiede scusa, puntasso. Al servizio Doni. 1, 2, 3, carica. La palla esce per 3. Bellissimo punto ancora. 40-15.
appoggia molto bene Cristiano, qua sbaglia una volée facile sul lungolinea di Candelà, 40-30. Cristiano appoggia, non spinge ancora. Prima parte del vetro laterale la prende Totti, adesso sì, spinge, wow. La fa passare Totti, molto intelligente. Candelà che gioca, tentativo di giocare lungo linea di Cristiano Doni per finire il punto, palla a rete, 40 pari, attenzione. Che partita, un inseguimento punto dopo punto, situazione estrema di parità. Bella vuole questa, infatti era bella la volée, vantaggio al servizio. Doppia parete, Toni ancora, tentativo di lungolinea, palla strettissima, non c'era spazio lì, 40 pari, punto d'oro, palla più che importante. Sono proprio curiosa di vedere chi si prenderà questo punto. Risponde Totti, alta, carica Cristiano, lo smash, ci arriva Totti ma non resta la palla in campo. 4-3, game consumato per Luca Toni e Cristiano Doni. Incredibile ragazzi, incredibile. Molto veloce, molto intensa, grande bilanciamento fra i giocatori. Molto bella, sarà lottata fino alla fine questa, sì. Leo. Ce l'aspettavamo, ma Toni e Doni davvero hanno sorpreso tantissimo in queste due giornate. Hanno sorpreso davvero molto. Sì, Totti Candelà invece è una coppia già quotata moltissimo per la vittoria, ma stanno dando del filo da torcere la coppia Toni e Doni. Cristiano e Luca sono veramente molto ben, con una buonissima sinergia, molto 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 bene. Bellissima risposta di Luca qua, prende fuori tempo e fuori posizione a Candelà, 0-15. Toni appoggia, sbaglia qua Francesco, ma molto intelligente anche Luca Toni a giocare prima la palla appoggiata. Bene, benissimo Toni. Grande recupero. Bene, 4. Adesso in una situazione che continua. Candelà la controlla molto molto bene. Totti risponde sempre con grande precisione. Di nuovo Candelà. Toni ci prova ma non riesce a recuperarla. Ci prova l'atto riflesso Doni, ma è una palla molto difficile, molto complicata. Bravo Candelà, 30 pari. Bellissimo schiaffo qua di Candelà, bellissima palla di Francesco Totti, difficilissima, trova l'angolo giusto, 40-30. Bella uscita in diagonale di Candelà, copre bene lo spazio Doni e anche Totti, bellissima palla ancora per 3 di Cristiano Doni, 40 pari. Totti spinge, non parte Toni, vantaggio. Candelà che adesso quando batte deve tornare alla sua posizione, ci prende un tempo in più. Sì. Totti martellando a Doni, consegue, trova il punto,
Bellissimo scambio. Bellissimo scambio, sì. Noni, Totti, lottatissimo, lottatissimo questo punto che va poi per Totti e lo porta a casa. Quattro pari. Ah, sì. Veramente molto ben bilanciata questa partita. Toni dall'alto, ancora sulla griglia, questa volta non riesce a chiudere il punto. Ancora Luca Toni, adesso sì, 15-0. Cristiano carica, ci arriva Totti ma non riesce a tenerla in campo, 30-0. Continuate a scriverci, Elio. Eh sì, ragazzi, Padel TV on Twitch ovviamente, quindi c'è una chat dove voi potete comunicare con noi e lasciare commenti anche sulla partita che state seguendo, insomma, Totti Candelà contro Toni Doni, voglio dire, sono grandi giocatori e davvero col padel ci sanno fare, lo sanno fare molto molto bene, una partita davvero che sta tenendo incollati tutti sullo schermo e noi abbiamo gli occhi davvero fissi sul campo, non soltanto per il commento che dobbiamo fare, ma voglio dire anche una bella partita proprio da vedere, anche come fossimo spettatori. Infatti sono tantissimi Emi quelli che sono qua a guardare questo spettacolo all'Illumia Padel Cup. Esatto, 40-0, qua c'è un errore, il risultato. Cristiano, palla alta, barrete, come ci deve essere. Bellissima uscita qua di Francesco Totti in diagonale, forte, molto angolata, 40-15. Sbaglia Donny. Attenzione, 40-30, uno sport dove non ti puoi rilassare. Mai. Neanche un punto. Mai. Mai. Nunca. Nunca. Pallonetto contro pallonetto. Tentativo di uscita di parete con la cichita di Francesco Totti. Rimane a rete, 5-4, cambio campo al servizio Totti e Candelà. Servizio al vetro, spinge su Luca Toni che parte tardi, 15-0, bella giocata di Totti. Sbaglia la risposta Donny, 30-0, un altro errore di Cristiano, tre errori di fila, 40-0, game in scivolata. Spinge Francesco, no, appoggia Francesco, questa volta la finta li fa credere a Luca Toni, game a 0, 5 a pari. Mamma mia, che inseguimento di punti e poi si arriva in estremis sempre a una situazione di parità. Molto scorrevole la partita, punti però che vengono lottati davvero fino all'ultimo, ma che bello spettacolo, è un piacere vedere e commentare partite che vanno così. Quattro grandissimi giocatori. 0-15. Non sappiamo cosa è successo. È venuta chiamata out la prima palla. Secondo servizio. Palla alta, Cristiano. Totti, finta di tirare forte, invece gioca la cichita. Pallonetto su Cristiano Doni. Pallonetto sbagliato. Tantissimi errori negli ultimi 8 punti per Toni e Doni. Sì. Li mettono in una situazione difficile, 0-30. Situazione che si complica, hai detto bene Emi, la situazione sta cambiando.
l'approccio nel gioco da parte di Toni e Doni va un pochino diversamente rispetto a come è stato fino ad ora. Difesa straordinaria qua di Totti, alla fine fa sbagliare ancora una volta in più Cristiano Doni, 0-40, triplo punto di break. Doni che gioca scomodo, palla che va direttamente alla griglia, 7 errori su 8. Sugli ultimi 8 punti, 7 errori commessi dalla coppia di Cristiano Doni e Luca Toni. Pagano carissimo, break. 5. Sopra 6-5, Candela Totti. Tanto, tanto il pubblico in fermento che segue questi quattro grandi campioni, tanta inclusione, tanta bellezza nello stare insieme qui all'Illumia Padel Cup che ospita il Racquet World Villanova di Castenaso, Bologna ovviamente, qui per una causa importantissima, devolvere tutti i ricavati per la Onlus, la Mongolfiera, un ente benefico che si occuperà di aiutare bambini con disabilità nella scelta del percorso scolastico, scegliendo delle scuole che siano attinenti e adeguate a quelle che possono essere le loro esigenze. Non mi stancherò mai di ripeterlo e continuo a farlo ininterrottamente da quasi 48 ore, ma lo sport che incontra la beneficenza rende il connubio davvero, davvero molto, molto vincente. Voi continuate a vivere tutto il padel su Padel TV, on Twitch, chiaramente semifinale della Champions League, state vedendo il campo 1, Totti Candela 6-5 sopra Toni e Doni, 15-30. Qua viene mancato lo split step a parte di Cristiano Doni, colpisce la pala in piena corsa, quindi non riesce a fermarsi. Pala direttamente al vetro, finale 30 pari. Che partita, Emi, tentativo. È un inseguimento incredibile. Dici Chita, si vede un po' stanco Cristiano, 30-40, 40-30 scusate. Rimane fuori posizione Candela, infatti Totti gli dice questa palla era mia, non c'è stata intesa, 40 pari. Risponde bene Toni a un servizio molto bello di Candela. Cristiano carica. E carica molto molto bene direi. Sì, sembrava arrivasse Totti, anzi è arrivato ma non è riuscito a tenere la palla in campo. Vantaggio e palla del contro break, attenzione. Toni che alza, Totti che schiaccia, Totti che alza, scomodo, palla che viaggia direttamente al vetro laterale, pugno chiuso per Luca Toni, recuperano il break, 6 pari. Cristiano cerca un po' di aria. Come la cerchiamo tutti, insomma. Fa tanto caldo. Emiliano. Demasiado calor, mucho, muchísimo. Tocca a Doni. Bravo Francesco ad allontanare la palla di Cristiano Doni e poi a chiudere sulla griglia su Luca Toni, 0-15. Carica in questo caso senza senso Cristiano. Totti che continua a far giocare una palla da un lato, una palla dall'altro, fa Toni, muovere molto bene gli avversari. Toni ci prova ma la stanchezza inizia davvero a farsi sentire. 0-30. Che partita, che situazione, veramente un inseguimento all'ultimo secondo del punto, veramente molto molto ben equilibrati, davvero. Mancata risposta qua di Candela, 15-30. Cristiano, 1-2-3, bomba. A stecca, si fa trovare pronto. Candela, rete,
Toni che alza, Toti che entra con lo smash, punto chiuso, 15-40. Game che può essere decisivo per la partita. Toti dall'alto. Doni che difende fuori posizione, però eccoci. Lo fa capire di questo modo Francesco Toti, contro break consumato 7-6 al servizio Candelà. Vantaggio per Toti Candelà. Stiamo andando verso una direzione, ma nulla è ancora detto, diciamo che il distacco non è così clamoroso. 7 Toti Candelà, 6 la coppia composta da Toni Doni. Stanno dando veramente il tutto per tutto in questa partita, in questi scambi, davvero ci stanno mettendo tanta passione e tanta enfasi. E lo conferma Emiliano anche il pubblico, un grande pubblico che è qui a vederlo, oltre al pubblico che siete voi, amici di Padel TV, che starete senz'altro seguendo intensamente questi momenti di sport. 7-6, break pesante, sofferto per Toni e Doni. Vediamo cosa riesce a fare Francesco Toti, che è lui chi batte. Zero 15. Schiaccia Candelà. 15-15. Pallonetto corto di Cristiano Doni, che le dà un calcetto al vetro, capendo che non aveva alzato bene questa pala. Smorzata di Toti, fa correre Luca Toni che ci arriva in scioltezza. Prende il centro Cristiano. Sbaglia ancora un secondo pallonetto nel game Francesco Toti, 15-30. Candelà entra forte, aggressivo. Sirio. Molto molto bene Toni Doni, davvero stanno facendo proprio bene. Bella vuole qua al centro, Toti che prova a spingere, neutralizzato por Cristiano Doni. Toni poi si prende la rete molto molto bene, trova in corsa al capitano, 30-40, palla ancora del contro break ragazzi, Errore qua che poteva evitare Cristiano Doni, evitando di giocare fuori posizione. 40-40. Palla fuori nel tentativo di bloccheo di Luca Toni. Vantaggio Toti Candelà per confermare il break. Bravo Cristiano qua, bravo Toni ad entrare, però gioca una pala molto molle, morbida. Approfitta Toti che chiude con una chiquita in diagonale, 8-6. Break confermato, Leonora. Ah sì. Però bravi Toni Doni che comunque hanno saputo fronteggiare quello che è stato un momento anche complicato, no? Perché Toti ha moltissima strategia nel posizionare la palla e l'intelligenza della strategia, perché di intelligenza si tratta nel gioco sul campo, ovviamente può mettere in difficoltà quelli che sono gli avversari. Doni al servizio. Toni che sbaglia dall'alto qua,
magari un punto per migliorare a Luca Toni. Un altro errore dall'alto, questa volta in fretta di Cristiano Doni. 0-30, un po' nervoso, sa che la partita può sfuggire da un momento all'altro. Cristiano che arriva in ritardo, 0-40. Triplo match point per Totti e Candelà per volare in finale di questa prima edizione della Illumia Padel Cup in diretta dal Country Club Racquet World a Villanova di Castelnaso. 0-40, triplo match point, risponde Totti, Toni a rete, Candelà, Chiquita, Totti pallonetto, Doni che spinge, ancora Doni dall'alto, risponde a metà Francesco Totti caricando il gioco su Cristiano Doni. Cambia su Luca. Puntasso il primo match point. Spinge Cristiano. Non ci arriva Totti. Non riesce a tenere la palla in campo. 15-40. Primo match point annullato. Velocissimo questo scambio. Mi sono staccata un attimo. Torno qui e vedo rapidamente questo vantaggio clamoroso, direi, di Totti. Candelà. Wow. Hanno preso un ritmo molto importante. Sbaglia qua Cristiano Doni, non ce la faccio più, mi manca l'aria. Siamo riusciti a capire il linguaggio di segni che ha fatto Cristiano. Partita conclusa 9.